Zanetti, Neste, Cannavaro. Tra l'altro è molto bello vedere due cinquantenni che giocano ancora. Hanno giocato ancora la nazionale belga. Ciao amici, nuovo appuntamento. Oggi è dedicato a caccia all'intruso. Abbiamo messo delle regole un po' più rigide. Cioè l'intruso è o per squadre dove hanno giocato, i tre che vi mostreremo, o per trofei vinti, sia a titolo individuale sia a titolo di squadra. Quindi diciamo che due hanno giocato in una stessa squadra e uno no, o due hanno vinto un trofeo e l'altro invece quel trofeo non l'ha vinto. Ci sono diverse possibilità di intrusione, quindi facciamo così. Voi mi scrivete tutte le intrusioni possibili nei commenti e così vediamo chi ne indovina di più, anche a prescindere da quella che abbiamo detto noi. Indovina l'intruso. Partiamo? Via! Allora, primo intruso. Sterling, De Bruyne, Lukaku. Sterling e De Bruyne hanno giocato nel City e Lukaku non ha giocato nel City. Per quello l'intruso. Beh. Bruno Fernandes, Molina, Jorginho. Bruno Fernandes, Molina, Jorginho. Molina e Bruno Fernandes hanno giocato in Italia nella stessa squadra. Hanno giocato a Udine insieme. Udine. E Jorginho no. Modric, Raul e Benzema. Modric non ha vinto il PCC in Spagna, forse Benzema e Raul l'hanno vinto tutti e due. Che cos'è che non hanno vinto? Il campionato Raul l'ha vinto, la Champions l'hanno vinto. Vabbè, il Mondiale ha vinto. No, Raul il Mondiale non l'ha vinto, perché non è una squadra. Il pallone d'oro? Non l'ha vinto Raul il pallone d'oro? Il pallone d'oro Raul non l'ha vinto. Ibra, Eto'o, Titi Henry. Titi Henry, Ibra ed Eto'o. Eto'o non ha giocato nella Juventus. Ibra e Titi Henry hanno giocato nella Juventus. Tutti e due. Ce n'era un altro probabilmente. Vabbè, Ibra e Eto'o hanno giocato nell'Inter e Henry non ha giocato nell'Inter. Anche questa è un'altra cosa. Totti, Neymar, Pogba. Due campioni del mondo e uno non è campione del mondo. Pogba è campione del mondo, Totti è campione del mondo, Neymar non è campione del mondo. Scamacca, Zola, Di Canio. Zola e Di Canio non hanno giocato nella stessa squadra in Inghilterra. Zola Di Canio hanno giocato nel Napoli e Scamacca non ha giocato nel Napoli. E poi Scamacca e Di Canio. Ah, Scamacca adesso è al West Ham, vero? Quindi Scamacca e Di Canio al West Ham. Zola invece ha giocato al Chelsea. Company Alderweireld e Vertonghen, tutti e due nel Tottenham hanno giocato. E Company invece non ha giocato nel Tottenham. Erano due della coppia centrale del Tottenham. Tra l'altro è molto bello vedere due cinquantenni che giocano ancora. Hanno giocato ancora la nazionale belga. Non lo so, c'erano tipo 300 partite nazionali in due a De Bruyne e Vertonghen. Gattuso, Maldini, Inzaghi. Usciti, questo devo chiedere a Pippo che si ricorda tutto. Gattuso, Maldini, Inzaghi. I campionati hanno vinto insieme. La Champions hanno vinto sicuramente insieme quella contro la Juve, che c'erano tutti e tre. Inzaghi e Gattuso hanno vinto il Mondiale e Maldini non ha vinto il Mondiale. Lewandowski, David Luiz e Kimmich. Vabbè, Lewandowski e Kimmich, Bayern di Monaco. E David Luiz non ha giocato al Bayern di Monaco, questo è abbastanza facile. Owen, Gerrard e Keegan. Nel Liverpool hanno giocato tutti e tre. Forse Keegan non ha vinto la Champions League con il Liverpool. ONG è un... C'era il campionato, non l'ha vinto. Non l'ha vinto Gerard. Neanche Owen però non ha vinto il campionato con il Liverpool. Questo non è facile. Facile.
Schiga una giornata ho giocato in Germania, poi andato a Colonia. Il pallone d'oro? Schiga non ha vinto il pallone d'oro. E Uren ha vinto un pallone d'oro, anch'io l'anno del mondiale ha vinto un pallone d'oro Uren. Ma adesso obiettivamente. Grande attaccante Uren, pallone d'oro è una cosa diversa. Vabbè, comunque. Van Basten, Gullit e Cruyff, vabbè, due sono campioni d'Europa e uno no, perché Cruyff aveva smesso e Van Basten e Gullit hanno vinto l'Europa insieme. Due hanno giocato nel Milan e uno non ha giocato nel Milan. E anche, dunque, Cruyff era dell'Ajax, Van Basten ha giocato nell'Ajax, Gullit non ha giocato nell'Ajax. Queste sono le differenze. Del Piero, Trezeguet, Pavel Nedved. Nedved è pallone. Del Piero e Trezeguet no, non sono pallone. Nedved. Uno è campione del mondo del Piero, l'altro è campione del mondo Trezeguet, uno non è campione del mondo del Nedved. Zanetti, Neste, Cannavaro. Ma Zanetti e Javier, non Cristiano. Beh, Neste e Cannavaro sono campioni del mondo, 2006. E quindi già questa è la prima differenza. Zanetti ha giocato praticamente solo nell'Inter. Neste ha giocato nel Milan e Cannavaro... Zanetti e Cannavaro hanno giocato nell'Inter e Nesta non ha giocato nell'Inter. Poi, altra cosa, Zanetti, Nesta e Cannavaro. Come abbiamo detto, Zanetti non è campione del mondo. Due sono stati capitani, ah no, non è un titolo individuale, due sono stati capitani della nazionale e uno non è stato capitano della nazionale. Allora, Nesta e Zanetti hanno vinto una Champions League e Cannavaro non ha vinto una Champions League. Ilicic, Pastore e Cavani, tutti e tre hanno giocato nel Palermo. Pastore e Cavani hanno giocato insieme nel Palermo e Ilicic secondo me è arrivato dopo. Non ha giocato insieme secondo me. Ilicic, Pastore e Cavani, vuoi essere una Coppa Italia? Hanno giocato in due nel Paris Saint-Germain e uno non ha giocato nel Paris Saint-Germain, che è Ilicic. Allora, Llorente, Kessié, De Rossi. Allora, due sono campioni del mondo, Llorente e De Rossi, e uno non è campione del mondo. C'è un'altra? Kessié ha vinto il campionato, Llorente ha vinto il campionato, De Rossi forse ancora non era in rosa quando ha vinto il campionato. Quindi non hanno vinto, cioè due campionati non hanno vinto. Ah, a proposito, ho visto una cosa sui dati, voi sapete che sono un amante di numeri. Il 60% di voi che guardano i video non si iscrivono. Oh, sarà mica una cosa difficile. Fai clic e ti iscrivi. Così siamo tutti più contenti e facciamo crescere questa community. Ci mandate tutti i messaggi, ci saranno dei video anche di risposta a tutte le vostre domande, perché come sapete a me piace fare questa cosa insieme. Dai. Anzi, dai!